Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 10 giugno. Qual è il dato fondamentale? Quello, aspettate che metto bene anche gli amici di Instagram. Ecco, il dato fondamentale è quello che riguarda i ballottaggi, cioè cosa è successo in 26 capoluoghi in cui si andava a votare per il secondo turno. Allora, la cosa è molto semplice perché diciamo che la sintesi si può dire e si può fare in questi termini. Poi i giornali domani vedremo come la faremo, ma facciamola in maniera oggettiva. E cioè in maniera oggettiva è successo che il centrodestra ha vinto una partita importante fuori casa, come volume. Non mi sente col volume, Andrea? Ho cambiato il microfono. E ha vinto una fondamentale partita fuori casa. Se non funziona il volume, qua tocca che cambio anche questo microfono. E la partita fuori casa l'ha vinta per un semplice motivo: che il centro-sinistra aveva 18 seggi, aveva 18 sindaci nelle ultime elezioni. Il centrodestra aveva 5, Aug Giorgio, 5 sindaci. E vabbè, togliamo questo cavolo. Così stiamo a posto. Marco Barunzi mi sa che ha perso nel suo comune. E il Movimento 5 Stelle aveva due comuni. Bene, cosa è successo? Il centrosinistra è passato da 18 a 12 seggi, ne ha persi 6. Il centrodestra è passato da 5 sindaci a 12 sindaci, ne ha guadagnati 7. Il Movimento 5 Stelle, che aveva Livorno e Avellino, due città piuttosto importanti, ne ha presa una a Campobasso, si dice con un certo desistenza da parte del PD. Lista civica ne ha presa una. Allora, se qualcuno sa fare i conti, quello che è successo è che nel campo avversario, perché molte di queste città erano ovviamente guidate dal centro-destra, dal centro-sinistra, ha vinto il centro-destra. Il simbolo di questa diciamo, vittoria del centro-destra è certamente Ferrara, che dalla guerra in poi, la città di Sgarbi, era dominata dai rossi, come dice qualcuno, che è stata assegnata e ha vinto con un candidato leghista. Quindi i leghisti si sono pure presi Ferrara. In sostanza, il centrodestra cresce anche in Emilia-Romagna, che è esattamente, diciamo, il feudo del centrosinistra, come lo si può definire la Lombardia del centrodestra. Perde Forlì, inoltre il centrosinistra, ma il centrosinistra si tiene Reggio e sono tutti contenti di essersi tenuti Reggio. Quindi la sintesi è molto semplice: centrodestra stravince in un territorio a lui non favorevole, il centrosinistra non resiste, semplicemente banalmente perde, perché passa da 12 da 18 a 12 sindaci, quindi insomma fa ridere quando si dice che resiste, mentre il Movimento 5 Stelle direi che scompare, perché perde due città che ha governato come Avellino e come Livorno, in cui ci sono poche scuse, perché quando si dice non sanno fare le alleanze, un partito che va male alle amministrative e tutta sta roba qui, Andrea dice la vittoria di Ferrara era scontata. Beh, insomma, non so quanto lo fosse, ma ritorniamo al Movimento 5 Stelle. I 5 Stelle ad Avellino e a Livorno aveva vinto da solo, e ora da solo ha perso. Quindi le condizioni dopo pochi anni sono state di un mutamento complessivo dell'elettorato. Speriamo che questo avvenga nella città peggio amministrata dal Movimento 5 Stelle, che è Roma, della presuntuosetta, come si chiama, della grillina presuntuosetta che pensa di fare la fenomena. Purtroppo noi romani ne stiamo pagando le conseguenze. A Campobasso si dice che il Movimento 5 Stelle abbia vinto per una desistenza con il PD, ma sostanzialmente ha vinto, punto e basta. Secondo fronte di giornata è il cosiddetto colloquio, il vertice che ci sarà stasera tra Conte e i suoi due vice premier, che sono Di Maio e Salvini. Beh, insomma, stasera ci dovranno mettersi d'accordo, ma Conte oggi ha parlato, come spesso fa il Presidente del Consiglio, parla ai giornali invece che parlare ai suoi ministri. E oggi il Corriere della Sera, in un colloquio, tra l'altro ha fatto un selfie con i suoi cagnetti, insomma sta diventando berlusconiano anche Conte. Beh, Conte ha in buona sostanza detto al Corriere della Sera che, bisogna stare attenti a sfidare la UE sulla procedura di infrazione, perché se venisse aperta una procedura di infrazione sarebbero guai. Franco, che non è uno facile, nel senso che è un giornalista che fa tutte le domande che si devono, in realtà però non gli fa la domanda, evidentemente perché era negli accordi che conta, perché una settimana fa Conte ci aveva detto che aspettava una risposta da Salvini e da Di Maio per far durare la sua
sua legislatura, se non lui se ne sarebbe andato a casa. Chissà se oggi gli daranno una risposta, e oggi Conte certo non dice nulla sul fatto di averla o meno ricevuta questa risposta. Conte tria alleati, secondo praticamente tutti i giornali, Repubblica mena le danze su questo, perché dicono sull'Europa trattiamo noi, non trattano né Conte né Salvini né Di Maio. E inoltre, signorini, proprio in virtù di questa nuova alleanza tra Presidente del Consiglio e Ministro del Tesoro, dice che ci scordiamo la flat tax, che Alessandro De Nicola oggi su, perché noi liberali siamo fantastici, Alessandro De Nicola, Presidente dell'Adam Smith Society, siccome la flat tax la fanno questi truce burberi e orrendi signori, eccetera, non gli piace, se invece la facesse l'IBL gli piacerebbe, ma comunque sia, lasciamo perdere. Ricorsi oggi c'è un pezzo molto bello sul Messaggero, perché cosa dice Ricolfi? Dice, beh, insomma, tutto bene, questi sbagliano sulle procedure di infrazione, l'Italia, insomma, non voleva neanche entrare nel merito delle questioni, però c'è anche un tema di Europa, perché questa Europa sulle proprie procedure di infrazione e sul rispetto del 3%, beh, sembra piuttosto ballerina, perché è poco credibile nel far rispettare in maniera così rigorosa la legge, e lo dice Ricolfi, non Borghi, non Salvini, non Di Maio, Toninelli. E perché sarebbe così arrabbiato con queste procedure europee Ricolfi? Per due motivi: perché intanto non è stato fatto rispettare con altrettanto rigore né alla Germania né alla Francia nel passato, si dirà, erano altri tempi, cavolo, ma erano proprio governati da quello stesso Moscovici che oggi le vuole applicare a noi, e quindi insomma la regola in quel senso fa un po' male. La seconda dice che a seconda del colore politico del governo italiano le regole vengono più o meno rispettate, perché vi è stata data flessibilità nel passato quando c'erano governi diciamo più simili a quelli europei e oggi invece sono intransigenti. Queste cose le dice Ricolfi, ripeto, non Salvini. Bene, Passera deve farsi scusare, il pezzo evidentemente ieri della Verità che vi abbiamo segnalato, in cui si diceva che Passera e Bersani volevano anch'essi pagare i debiti della pubblica amministrazione in botto, e oggi Passera dice, ah, la mia è una proposta completamente diversa, perché io dicevo di emettere 50 miliardi di titoli di Stato e con quei soldi pagare gli imprenditori. Bene, meglio questa proposta, cioè tu emetti più debito e con quei soldi si destinano tutti quei soldi agli imprenditori. Bisogna un po' spiegare a Passera, ma anche a noi stessi, come sia possibile fare un titolo ad hoc per pagare i creditori. Sarebbe, non lo chiamiamo mini bot, lo chiamiamo un grande bot, e comunque ci sarebbe sicuramente un tema, diciamo, di finanza pubblica anche in quel caso, se non maggiore di oggi. Ma l'altra cosa invece più intelligente di Passera è: date il cash alle imprese e non i titoli. Benissimo, ma mi chiedo poi dopo perché Passera debba dire il primo motivo per cui non funzionano i mini bot. Ascoltate bene cosa dice l'ex banchiere: il primo motivo per cui non funzionano è che chi ne parla ha in mente una valuta parallela. Quindi quello di Passera nei confronti dei mini bot è un pregiudizio politico, ideologico e non tecnico. Sostanzialmente, io sono io e voi non siete nessuno, io sono un banchiere per bene e quindi la mia idea era perfetta, invece voi non siete, siete dei cialtroni, e quindi la vostra proposta è per uscire dall'euro, che è ovviamente è una cazzata uscire dall'euro, però questo pregiudizio nei confronti dei cialtroni e questa invece egostima nei confronti di se stessi, beh, insomma, visto il passato dei tecnici in questo paese, non sarebbe da starne così felici. Insomma, se qualcuno volesse parlare, non so, di come sono state gestite le banche in Italia, insomma, cade nello stesso equivoco Passera, per cui questi qua sono tutti quanti dei malvissuti, e questi qua dicono che i banchieri sono tutti quanti dei truffatori. Forse non è così facile semplificare le vicende, caro Passera, così come tu non hai subito una semplificazione eccessiva nei tuoi confronti, forse non semplificare nei confronti degli altri, ma insomma io mi limito a dire quello che leggo. CSM, gran casino, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, che fa parte della corrente che vede tre autosospesi per la vicenda Malamara, si arrabbia con gli autosospesi del CSM perché dice dimettetevi, non basta che voi vi autosospendiate. E perché? Dice in un'intervista a Repubblica, perché voi avete parlato non con un politico, cosa che comunque si può anche fare, voi avete parlato con un indagato della procura che peraltro lo sta indagando. Devo dire che è abbastanza ragionevole quello che dice il presidente del ANM, cioè del sindacato dei magistrati. Ma allora che cosa fa il presidente del sindacato dei magistrati, arrabbiato perché i suoi uomini non si dimettono dal CSM? Si dimette da che cosa? Da presidente dell'ANM? No,
dalla sua corrente. Io trovo fantastica. Cioè, si arrabbia con quelli perché non si dimettono dal CSM, e lui non si dimette da presidente dell'ANM, ma dalla sua corrente, che ovviamente non vuol dire assolutamente nulla. Straordinario. Sallusti dice: questo sarebbe il momento per fare una bella riforma della magistratura, che è esattamente quello che temono alcuni magistrati. Se continuiamo a far casino, questi ci riformano, e sarebbe, dico io, bel tempo. Renzi, in un'intervista oggi a Repubblica, dice una cosa interessante riguardo al suo partito, che dice: non lo farò. Ma la cosa interessante non è negare il fatto che Renzi voglia fare un partito centrista, dice: la Margherita c'è già stata, non voglio farla più, ma il fatto che lui ammette che ci sono stati due momenti della storia, dopo le primarie e dopo le europee, che si sarebbe potuto fare un nuovo partito centrista, ma che lui non ha fatto. Quindi oggi ammette cose che noi sapevamo sarebbero potute accadere ieri, ma oggi nega che avvenga una cosa che noi pensiamo possa avvenire, cioè un nuovo partito. Non so se mi avete sentito in questo gioco di parole, ma il tema è che Renzi dice: oggi il partito non lo faccio, ma non c'è molto da fidarsi, perché i partiti si fanno e non si annunciano, un po' come le scalate alle società di borsa. Bello il pezzo del Sole 24 Ore, infine, perché ci racconta questo scandalo tutto italiano del fatto che gli stranieri vengono qua, prendono le multe e non le pagano, cosa che a noi non succede. Nel 55% dei casi gli stranieri, secondo il Sole 24 Ore, non pagano le multe che si sono beccati in Italia, e spesso la responsabilità, nonostante esista una direttiva europea che imponga a loro di pagare anche le multe ottenute in Italia, spesso deriva dalle nostre amministrazioni comunali. Renzi, annuncita acuta, dice Silvia, lui sa sempre tutto, nuovo Bilderberg, dice Terry. Françoise, ne ho parlato bene Sallusti da Giletti ieri. Bene, Renzi svergognato, nasconditi, dicono su Instagram. Viva Luigi Di Maio, dice sempre quel cretino di Francesco, che per una volta non ci insulta, ma almeno incensa il suo leader storico. Sarebbe ora della riforma della giustizia. Marco, Francesco, governo 5 Stelle, l'unico che vale la pena, secondo lui, che ci sia. Io vi ricordo che invece quello che vale la pena è stasera guardare Quarta Repubblica, 21:30, ci avremo Bersani, ci avremo Calenda, forse qualcun altro, che adesso non posso però ancora annunciare. Ciao!